Ciao! Ciao a tutti! Stiamo ascoltando Quiet Riot Condition Critical 1984. Non all'altezza di Metalhead. Però a me Quiet Riot, i primi tre dischi piacciono tutti. No, non sono i primi tre dischi. Sì! Ah sì, vai, quelli classici, dai, perché ci sono quelli con Randy Rose degli anni 70. Certo. Però intendo quelli classici. Infatti, sì, Metalhead è il primo, no, è il terzo. Però in effetti è il primo. Sì, è il primo. E poi c'è... Cioè, a te, a me anche il terzo, poi tre o tre piace parecchio. No, a me piacciono tutti e tre. Beh, in ordine sono. Cioè, no, mi piacciono tutti e tre. Metalhead, Condition Critical, che è Quiet Riot Free. Ma oggi parliamo l'ultimo... Facciamo... L'ultimo anno, poi partiremo con gli anni 80. Sì, avevamo già visto delle annate tipo 87, l'anno 1987 è quello più carico di roba. Sì, che c'abbiamo, penso che dovremmo sortare qualcosa, che abbiamo più roba anche, sì, poi, ma anche l'86, l'89, l'88, il 90. Vabbè, iniziamo 1995 e non andiamo oltre e partiamo con quello che è la mia band preferita in assoluto di sempre, Van Halen Balance. Allora, disco da, per me, 9,5. Che dire, dell'epoca Sammy Hagar, sicuramente quello che mi piace, forse meno. Vabbè, sì. Ma stiamo parlando comunque di livelli altissimi. Beh, io do 9,5. Sì, sono d'accordo, io con i Van Halen, cioè, sono un poco... No, sono critico quando al momento abbiamo massacrato Van Halen 3. Che schifo Van Halen 3. Esatto, però cioè, questo qua è un ottimo disco, Seventh Seal, Can't Stop Loving You, Aftershock, Amsterdam e Aftershock sono i miei pezzi preferiti. Big Fat Money, sì. Ecco, Take Me Back, Deja Vu, a parte che c'ha l'intro di Nothing No, scusa, c'è mi fai perdere il filo. Take Me Back, Deja Vu ha l'intro di No More Waiting, che era un pezzo del 77. Quando ho sentito che ha iniziato a fare quel pezzo lì, cacchio, ha ripreso No More Waiting, solo l'intro e poi il pezzo. E neanche Feeling mi fa impazzire più di tanto. Poi se bene ci sono, cioè, gli altri pezzi però sono figli. Sì. Cioè io do 9,5. Il Cronico è il mio preferito del 95. Non mi fanno impazzire, ma cioè, ci sono sempre dei pezzi. Cioè, per il mio canone di giudizio di Van Halen, che però insomma ho un ottimo disco, è l'ultimo col semiario. 95, vede l'uscita di uno dei miei preferiti dischi, uno dei miei dischi preferiti del 95, forse il mio preferito del 95, non lo so. Comunque, Slaughter, Fear No Evil, questo do 10. Cioè, è un disco senza compromessi, epoca grunge, epoca new metal, non ne frega niente, allora fanno dischi, e hanno fatto un disco. Fatto molto minimal. Sì, un libretto proprio... Libretto, eh. Libretto. Pieghevole, un volantino. Esatto. Disco 10. Figo. Cioè... Il pezzo Get Used to It, forse uno dei ricordo molto di Cinderella. Sì, infatti è uno dei pezzi preferiti loro. Poi anche il primo pezzo Living Like There's No Tomorrow. E c'è anche un pezzo che sembra un po' un Sweet Home, Vito, Skate, il Beer. Sì, figo. E gli ultimi due pezzi anche. Coso. Coso è bello, mi piace. Si chiama Unknown Destination e Out. Come si chiama? Out of My Head, sono fantastici. E c'è un pezzo in cui riprende anche delle parti del testo di She Wants More, che è Let the Good Times Roll. Vabbè. 10. E 9, mi piace più Balance. Però ottimo, ancora dei dischi di qualità e nel 95, e dischi... Bravo, cioè, dopo. Scusami, dopo la serie ho capito cosa vuoi dire. Ho capito cosa vuoi dire. Però, c'è cioè, dei dischi fantastici e dischi per noi. Di una schifezza. Aspetta. Quindi la tua dico, citazione. Sì, dopo due dischi bellissimi ci vuole proprio quello. Ma no, pensavo che dici sì. E dopo le tenebre. sì. E dopo la luce, le tenebre, però. Esatto, il contrario, perché. E dopo la luce, le tenebre. Waiting for the punchline. Do il mio voto subito. Do 1-0. Fa schifo. È un pezzo bello. Disco inutile. Cioè, fa schifo. Cioè. Una delle più grandi delusioni, altro che quelle che la citazione che non diciamo, ma porca puttana, ma quando l'ho messo su, ecco, ma ho comprato il disco sbagliato, cioè, hanno messo dentro il CD sbagliato, l'hanno impacchettato male. Sì, ho detto, ma che cazzo c'è, tira fuori, e dove, no, Extreme. Cioè, Extreme, ma... Hanno stampato Extreme sopra un disco. Il clown che si suicida, qua c'è
già la tematica anni 90 di Depression. Allora, a molti piace sto disco. Ma fa schifo! Zero! Zero! Donno zero! A molti piacciono. Ma rimarchiamo personalmente, i vari commenti sparati che ci fanno veramente sorridere. Ma fa schifo. Sì. Per me, quattro. Per me no, zero. Quattro, perché ci sono due pezzi che mi piacciono. Sì, certo. Che è Cynical e Hip Today, il singolo. Il resto, cioè, da cancellare. C'è il pezzo Naked. Uno dei pezzi più brutti della storia. Ok, il disco di circostanza. Allora, l'abbiamo messo per riempire un po', visto che non ci sono tanti. Il disco di circostanza, mi ha detto, ma insomma, ha sempre fatto quello che i fans volevano. E quindi questo va bene. Nel senso, io apprezzo più una band che si ripete così, che Waiting for the Punch. Porcheria. Waiting for the Punch, qua qualche pezzo, Hard as Rock. C'è sempre 3-4 pezzi fighi, li mettono gli AC/DC. E quindi insomma. Io non do voto perché non sono un fan della band. Però c'è, aspetta, leggi perché mi mette gli occhiali. Adesso no, Cover You in Oil, The Furor, Boogeyman. Boogeyman, sì. The Honey Roll, Burning Alive, Hail Caesar. Hail Caesar. Caesar, sì. Ave Caesar. Quello è normale. Coat With Your Pants Down, Whiskey on the Rocks e Ball Breaker. Ok, per me molti fillers e no killers, cioè 3-4 pezzi sempre buoni, ma ripeto, cioè preferisco la questa qui, un 6.5 di circostanza sua figlia. E un'altra volta, dopo le tenebre ancora, perché dopo il disco ma di... è un po' meno tenebroso. Sì, è un disco da 4, non è un disco da 3. Cioè, se le tenebre lì extreme è tipo una giornata di inverno fredda di gennaio, quando gennaio era gennaio, con la nebbia e il buio alle 4. Invece questa è una giornata di ottobre. Eh sì, più buio alle 6 sto qua. Sì. Cioè, comunque qualcosa di buono c'è. Stomp 442, qualsivoglia. Allora, dopo aver cambiato cantante nel disco precedente, Sound of White Noise, dove è un disco figo. Qua insomma se sono fra quelle Don 4. Don 4. No, ci sono 2-3 pezzi. Il primo pezzo. Sì, il primo pezzo è Random Act of the Violence. Cioè, quello lì è spacca. Metallo. Cazzo. Infatti Don 4 per questo magari dei pezzi belli. Don 2. Fueled è bella. Fueled sì. Quello lì è bella. Poi c'è qualcos'altro. No, basta. Il resto non me lo ricordo neanche. L'ho ascoltato un po', non ascoltato tantissimo, però. Mi ricordo quando l'ho ascoltato, mi sono messo le mani nei capelli. No, gli Anthrax sono delle band preferite nostre. Sì, esatto, non possono fare una roba del genere. E il disco sicuramente per un po' di anni si sono... Beh, un voto. 5. 5, dai. Perché Random Act of Violence, tipo, non so. Lì è Random Act of Sensual Violence, è bellissimo. Ok, allora, disco... anche qua pareri contrastanti. Finalmente un disco decente. Però per me... è figo. Parlo Dock and Dysfunctional. Io do un 8. Io do un 8.5. Un 8, questo è un disco godibile. Allora, c'è, cioè, sebbene un po' risente la sonorità un po' più cupa degli anni. Sì, però non è che basi naturale il suono. Ma c'è nei pezzi. Cioè, c'è il primo pezzo, Inside, scusami, Inside Looking Out, cioè, quel pezzo lì, quando l'ho sentito, wow! Suono di George Lynch, fantastico, pezzi, cori. All in My Head. All in My Head, figo. Ma anche il secondo pezzo. Esatto. The Maze è figa. Try to fly, sì. Nothing Left to Say. Shadows of Life. Sì, che non come il titolo del disco dopo, che si chiama Shadow Life, che invece era proprio una merda. Come Waiting for the Punch, ma è altro. Sì, seguono proprio le Long Way Home. Long Way Home, sì, dai, figo. Sweet Chains, sì, Lesson of Two Evils, What Price, From the Beginning. Di Emerson, Lake and Palmer, cover. Comunque un disco che per me si imprende... 8 per me. 8.5, mi è piaciuto parecchio. Ma anzi, 9, perché ho dato 9 anche agli Slaughter. Questo qua forse mi piace uguale. Vabbè. Ok. Change of Attenzione, scene. Attenzione, no, aspetta, che cazzo sto facendo?
Magia? Tac. Io riderei. Ho sbagliato. Mi è successo due volte. Comunque, Change of Season, la canzone... È di la 20... canzone da 25. Allora, secondo me è proprio insieme a Scenes from the Memory, Metropolis 2, c'è l'ultima roba interessante dei Dream Theater, con Derek Sherinian, te lo voglio dire, il pezzo Change of Season figo, e il resto è cover. Però, insomma, per me è un 7 sulla piglia. No, cioè, diciamo... Nel senso, tutte cover, cioè, però... Io l'altra volta l'ho trovato a coso, l'ho trovato a... Sì. Però, insomma, ancora... 6, cioè, perché sono bravo a suonare. Ognuno ha i suoi gusti, come dico, i gusti e i gusti, dice il gatto leccandosi il culo. E poi, qua Verona. Allora... 95, Firehouse 3, qua arriva il secondo 10. Questo qua... Allora, innanzitutto, sfatiamo il mito. Che questo qua non è veramente grunge. Viene definito un avvicinamento al grunge. Col cavolo, cioè, è l'anti grunge. Gli Extreme si sono avvicinati al grunge. C'è il primo pezzo, Love is a Dangerous Thing, che è tutt'altro che grunge. Anzi, da 9,5 perché c'ha troppi pezzi acustici. L'unico difetto, no, c'ha altri 4 pezzi acustici. Sì. Però cioè, anche quelli sono belli. Sì, però sono più fillers. Sì, è un disco da 9,5 per me. Ma no, è un disco da 7,5 per me. Adesso in orce rispetto a Firehouse, vabbè, e Your Fire, cioè, però in questa annata per me è una delle preferite. Beh, What's Wrong è fortissima. Sì, i primi tre pezzi come al solito. Something About Your Body, Temptation, però comunque cioè, l'unico difetto, trovi pezzi acustici che comunque non sono brutti, ma sono troppi. Oh, no, sono anche belli, però sono troppi, quindi no, non è vero. C'era questa tendenza negli anni 90 a fare i dischi lunghi per giustificare il prezzo del CD, che all'epoca era più alto rispetto al prezzo del vinile. Altra delusione. Per me è delusione, sì. Per te non penso sia delusione. X Factor, allora. Iron Maiden. Perché no, l'hai visto un 400 guarda, volte. Allora, il discorso è... semplice. Se il disco fosse stato cantato da Bruce Dickinson, il risultato sarebbe stato migliore. A me Blaze Bailey, Bailey mi piace solo la crema al whisky, non il cantante. E il disco risente della personalità di Dickinson, però ci sono dei gran pezzi, perché Sign of the Cross troppo lungo. No, è figo. Poi c'è Lords of the Flies, Man on the Edge, figa, dai cazzo. Poi ce n'è un altro che... come che cazzo si chiama? Leggi? Fortress of War. Fortress of War, sì, dai. Look for the Truth. The Aftermath, lunghissima. No. Judgment of Heaven. Blood on the World's End. The Age of Darkness. 2 AM. The Ma il terzo come si chiama? Il terzo pezzo? Ma è un The Age. Ah, allora è quello che si chiama. No, sono dei bei pezzi. Secondo me è un disco da... No, i pezzi... Allora, allora, giudichiamo i pezzi, poi parliamo di Blaze Bailey. Ah, i pezzi, gli unici due pezzi che sono decenti, che non mi fanno neanche impazzire, sono Lords of Flies e Man on the Edge, punto, che non mi fanno neanche impazzire. Cioè, quindi do 5. No, invece gli do un 6,5. Con Dickinson sarebbe stato un disco da 7,5. Con Dickinson sarebbe stato un disco da 7. Blaze Bailey, purtroppo, a me proprio non mi piace. Cioè, nel senso... io avrei richiamato Paul Diano piuttosto, sì. Porca puttana, cioè. No, insomma, non a caso torna Dickinson. Ok, abbiamo parlato nelle scorse puntate. Patreon è io. E allora andate a vedere, diciamo veloce, andate a vedere il giudizio di... Io non sono un fan, quindi Patreon è io. Che lì abbiamo parlato in lungo e largo della carriera di Satrianelli. Joseph Satriani, detto Satch, oppure perché Satriani, o per noi Satrianelli. Esatto. No, dai, 95. Allora, cioè, lui ha sempre fatto dei dischi, secondo me, mediamente sì. Buoni. Questo qua dei classici, sicuramente è inferiore, perché arriva da... Dei classici, non è mica il classico. No, si parla arriva da una sequenza di dischi che è spaziale. Sì, sta parlando di Spider's Lullaby di King Diamond. Allora arriva da Melissa, Don Bergio di Mercy Fate, Fatal Portrait, Abigail,
Them, Conspiracy, The Hive. No, cioè, è normale che dopo un po' cazzo, sette dischi, dove anche nei Merciful Fate componeva pari più lui. Sette dischi fantastici, e qua sicuramente è un po'... Sì, però comunque in questa circostanza del 95 mi sento di dare anche un 8 e mezzo. È bello il disco, a me piace. Stiamo parlando, cioè, di uno che secondo me ha fatto gran dischi. C'è il allora, come fate a dare 8 a King Diamond e 8 e mezzo. E agli Extreme. 8-0 agli Extreme. Sì, perché Dio santo. Perché Dio santo. Perché è un disco inutile. E poi, insomma, è la nostra idea. Beh, c'è se bene gli Extreme piacciono tutti di King Diamond. Mediamente. Ostia. Pensa a Abigail. Ma pensa a It's a Monster. Pensa a Welcome Home. Ok, e pensa a Color Me Blind. The Invisible Guest. Pensa a Porno Graffiti. Pensa a Invasion in the Darkness. Pensa a Decade Dance. Quanti dischi belli hanno fatto di Extreme 2? E quanti ne hanno fatti King Diamond? De più. Dicevo, c'è il pezzo Dreams, che è uno dei miei preferiti suoi in assoluto. Poi anche From the Other Side, Killer, The Poltergeist. Poltergeist. Anche il pezzo di Spider Nalla, beh, molto sì, bello. Sì, è un concept a metà, sì, a differenza degli altri dischi. Poi anche To The Morgue, Six Feet Under, Moonlight, cioè tutti i pezzi sono belli. Forse il pezzo Rooms 17 è troppo lungo, però 8 e mezzo. Cambia la formazione qua, sì, un po'. Te quanto dai? Un 8. Next. Oh, ok. Allora, non è un gruppo degli anni 80, perché abbiamo detto gruppi degli anni 80. Negli anni nel 95, però insomma è nato negli anni 80, anche se il primo disco del 91. Sì, si parla di Meshuggah, Destroy Institute. Abbiamo parlato anche ultimamente di Meshuggah, e sicuramente cioè, è proprio per me il giusto compromesso fra quello che sono i Meshuggah odierni e quelli che erano i primi Meshuggah, sì, che era sì. Più thrash metal infatti, nel senso più stretto della parola. Io do un 8 e mezzo anche qua. Sì, da un 8 e mezzo mi piace più con un spada all'alba. Sempre... C'è il pezzo Future Breed Machine che è bellissimo. Beanies è stupendo, che parte con un pulito tutto tranquillo, poi parte pesantissimo. Fammi leggere i pezzi. Soul Burn e Transfiction. Vanished è bellissimo. Vanished hai detto. No, non ci vedo. Acrid Placidity è bellissima. Anche qua è anche una versione che ha bonus track, però vabbè. Sì, ho scoperto perché lui si era appassionato. Infatti queste copertine, rimarchiamo il fatto che cazzo ha disegnato. Doveva fare qualcos'altro nella vita. Doveva fare l'idraulico, che ne so. No, l'idraulico avrebbe fatto troppi soldi. Il cassiere. Asfaltare le strade ad agosto. Invece di progettare la cavola lì. Ma andiamo avanti. Ok, il gruppo, abbiamo parlato anche di questi qua, secondo me sono venuti fuori negli anni con dei dischi pregevoli. E comunque, Sacrifice dei Motorhead. Con Mick di alla batteria. È figo, cioè, dopo 1916, no, che era un altro gran disco. E... No, scusa, abbiamo dimenticato un disco. Cosa? Non posso dire, ok. Sennò... Comunque è un disco, attenzione, a cui do un altro 8 e mezzo, ma che crepi l'avarizia, un 9. No, sì. Io do un 8, però cioè, è molto più peso dei classici motor della roba mi piace. Sì, è molto più, allora rispetto ai classici motor che è più rock and roll, misto a punk, qua è molto più metal, vicino al thrash metal. Anche, perché c'è anche la presenza di Mickey D che veniva fuori da King Diamond, la band 3. No. È andato prima da King Diamond a Don Dokken. Sì, lo so, ma usciva da un genere così, intendo. Usciva da King Diamond, poi Don Dokken. E ora con gli Scorpions. Meglio con King Diamond. Però vabbè, dai. Comunque, 8. Andiamo avanti. No, sì. Come fate? Sì. No, è un'altra delusione. Allora, il disco per me non decolla. Parecchi pezzi lenti. L'unico pezzo bello è Perry Mason. No, anche My Little Man. Quella... Allora, innanzitutto, perché ho vissuto all'epoca, e
molti pezzi sono composti da Steve Dudas, che è un mio insegnante al JT, e dice: sto registrando un nuovo disco, sto componendo, non registrando, alcuni pezzi per il disco di Ozzy Osbourne. Ah, sì, fighi, fighi, quindi un'aspettativa abbastanza forte. Nello stesso periodo, quando incontrai Steve Vai la prima volta, mi disse che stava lavorando a un disco con Ozzy Osbourne. Oh! Oh! Cazzo! Interessante. Una bella cosa di etico. Sì, conosco una persona che l'ha sentita e ha detto: figo, molti pezzi con le sette corde. Vabbè. Il disco non ha avuto successo. Da quella sessione lì è rimasto un pezzo che è My Little Man, che invece è figa. Però ci sono altri due pezzi che mi piacciono. Perry Mason sicuramente. Thunder Underground c'è qua. Sì. Quella è figa. I Just Want You. No. Lost Behind My Eyes. No. No. Tomorrow See You. No. On the Other Side. No. Daniel. My Little Man è figo. Denial anche non è male. My Jacket Doesn't Hide. All Los Angeles Tonight. 5. Io do 6, giusto perché dopo No More Tears non ha fatto più album memorabili. Sta registrando un nuovo disco. Ma sarà come l'ultimo. La brutta sensazione. Altra band degli anni 80 che ci ha regalato tante felicità alle orecchie. E questo disco comunque rimane su, non fa mica schifo. Sabio Marais. Allora, un 7 e mezzo. Molto più incline al groove metal. Sì, per me. Sì, non grunge, è diverso. L'ultimo disco con Sebastian Bach. Però il sound non è quello loro. Sì, ma già sul debito dei grandi è un po' più heavy, però comunque si sente che sono loro qua. C'è più che nel groove metal, non al grunge. Cioè, pur di non fare il grunge, vanno verso il groove metal. Però comunque è un disco bello, secondo me, do 7,5. Miami è bellissima. Fire Sign e Bonehead, i primi tre pezzi sono belli. Poi Beat Yourself Blind, insomma, bella, simpatica. Ma cioè, non ci sono pezzi brutti, solo che sono più scarsi. È disco godibile, per me è troppo... Troppo lungo, sì. Fa fatica a arrivare a fondo con una sola sessione, cioè nel senso... Però... Cambiare il lato. Ah, e do 7,5 anche te? Sì, qua siamo d'accordo, però siamo in linea. Tira fuori tipo che c'è lì, tanto che lo conosci bene te. Ok. Stavo parlando appunto di Steve Vai. Ah, lo do il voto, io do un 7 qua. E esce il 95, I Love Secrets, che è classificato mini LP, però dura più di Item & Smile, che è un disco. Oppure dura uguale, cioè, quindi vabbè. È un disco che andava bene negli anni 80 come duratura. Allora, disco da 9. Io ho ascoltato, tra l'altro, ce l'ho lì anche la locandina da qualche parte. Ragazzo, avevo pure. Boh. Vai, la troverai. Eccola lì, piccolina, guarda là. No, piccolina. Avevo proprio il coso. All the Love Secrets. Eccolo là, insomma. Eccola. Sei di Cinekis. Esatto. Ma stai indicando la roba che la gente non vede, quindi vabbè. Facciamo. In alto. Lì. Adesso aspetta, mettalo. Che puntata però. No, perché lì faceva il release party del disco. Boh. E faceva ascoltare la disco in anteprima, quindi cioè, sono molto legato. Da un 9. Bad Horsey. Kill the Guy with the Bone. Ecco, gli altri pezzi, ma no, notte e mezzo, molti pezzi con le batterie elettroniche tipo Juice, che sarebbe un bel pezzo, però insomma, poi la sala Tender sul render, ok, va bene, boss fronziato, però anche c'è anche delle robe abbastanza discutibili, tipo Yeo Gag, no, fanculo, 8 e mezzo, poteva essere di più. Però, ti arriva adesso? La Svezia. Ingvar! Ma lo 10 anche qua. Magnum Opus da 10. Magnum Opus è figo. È stupendo. Allora, il discorso di Malmsteen se ne abbiamo parlato milioni di volte. Grandischi. Perché tra l'altro? Faccio,
No, no, altrimenti vengo eliminato dal gioco. Allora, innanzitutto, disco che non entra più dentro, ma... Aspetta, parla intanto, bisogna vedere come te la cavi. Ascolta, lo facciamo dopo, altrimenti... Ma no, ma che cazzo stai a fare? Vabbè, fanfumiamo. Non vuole rientrare. Allora, disco che... Dopo Seven Sign, allora lui qualitativamente faceva sempre degli album fighi, era sempre la soglia, era sempre la stessa roba, col cazzo invece no, è sempre la stessa roba perché ascolta marginalmente Malmsteen e non va oltre il discorso compositivo. Qua a livello compositivo ci sono dei gran pezzi. Io ho 10 infatti. The Only One, figo. Vengeance. Mamma che bel pezzo. The Lost Love, Tomorrow's Gone, The Only One. Without You, Voodoo. Voodoo fantastica. Cross the Line, Time and Well, Fire in the Sky, Humber Down. Ah, beh, bello. Cioè, sì. Non do 10, però do un 9, solidissimo. Lo mettiamo dentro l'occhio. No, guarda, ce la faccio. Non ce la faccio. Ma di buono, ma che cazzo? Ho capito, sai che la facciamo? Cambiamo la custodia, vaffanculo. No, lascia lui. Adesso però abbiamo riservato il meglio per la fine. Arriva il terzo 10 per me. Allora, noi lo difenderemo sempre a spada tratta, a prescindere, perché quelli che continuano a dirgli su per il discorso politico hanno rotto le palle, perché sono d'accordo che il discorso, un artista dovrebbe farsi i cazzi suoi a livello di idee, ideologie politiche, quando un artista comunque ha scritto la storia, ha fatto dei dischi fantastici, non puoi dirgli un cazzo. E parla in maniera così più volgare perché Ted non si tocca. Uncle Ted Nugent, The Nuge, dopo la parentesi The Yankees ritorna con un disco, che l'ultimo disco di The Yankees è 92 95, torna con un disco Spirit of the Wild. È figo. Non ci sono storie, i pezzi. Allora c'è un ritorno anche di Derek St. James alla batteria. Alla voce. E che cazzo ci sta di nuovo? Guardi te, guardi io. Guardo io. Derek St. James. Michael. Derek St. James è quello, scusate, di Black and Blue. Derek St. James, sì. Esatto. Michael Lutz. Danny. Che è il bassista. Danny Carmassi. Batterista di Montrose. Dele Art. E anche di cover delle page di White. Larry Fratangelo. E poi Benny Rappa fa le batterie su qualche pezzo, e anche Gunner Ross che fa altre batterie, e Doug Bunker che suona il piano. Nessuna formazione eclatante, c'è gente famosa. Però chi c'è? Martina, cazzo. Non fai una domanda. The Nuge è uno di quelli che ha contribuito, quelli come lui ha contribuito a sterminare gli indiani. Ma che cazzo, ma basta. Cioè, gli indiani li ha sterminati i quaqueri inglesi, che sono arrivati all'epoca, no? The Nuge è un vero uomo. Sta sul cavolo perché tira con l'arco, perché si procura la sua... A me non me ne frega niente di quello che fa, fa la musica stupenda, esatto. Ed è simpatico. Vabbè, è proprio un cazzone, nel senso, è quello che trovi non so, al bar e spari due cavolate insieme, cioè, come la sua canzone, Good Friends and a Bottle of Wine, no? Come su Weekend Warriors. Comunque 10. 10 per il concetto. Ah. Per il concetto, perché molti odiano Ted Nugent e noi dobbiamo bilanciare qualcosa. Beh, avevo il pezzo Wrong Side of the Town. Beh, c'è il pezzo Kiss My Ass. Mamma. Per quelli che dicono, per dire Kiss My Ass. Shoot Back. The Gracious. No, sì. Certo. No. Comunque ha fatto dei grandi dischi. Prime. Anche quelli di dischi dopo, come Crave Man, sì, Love Grenade. Shut Up and Jam è bello. E attenzione, è uscito il 29 di però qua non siamo riusciti a trovarlo. Faremo la recensione quando lo prenderemo. Ed è attenzione, faremo la recensione al
lo zio Ted. È un, ho sentito su Spotify per il momento ed è un... Cioè, ci sono dei pezzi... Mamma... Non ah, sì, dei pezzi... che testi, ma che cavolo di volete che pare Ted Nugent? Della politica estera del governo Prodi? No, che fa pure schifo. Ma che cavolo, ma... Terzo. Cioè... E con questo... Aspetta. Questo però... elogio a Ted Nugent. Ted, abbiamo speso 20 minuti a parlare di Ted. Stay metal, perché ormai sono 30 minuti che siamo qua. Quindi sì. Stay metal.